Salve a tutti, oggi abbiamo con noi Philip Whelan, giornalista inglese che si è occupato a lungo di questioni complicate italiane, questioni tipicamente italiane. Il motivo per cui sei qui è perché pubblichi un libro di cui adesso ci parlerai, sul caso Calvi, ma prima che tu ci parli di questo vorrei chiederti, ti do del tu perché siamo colleghi, che cosa ti ha portato a lasciare l'altro giornalismo, quello legato alla stretta attualità, quello legato alla routine, per dedicarti invece a un giornalismo approfondito su questioni così italiane, così difficili da capire, senza soluzione sostanzialmente. Ecco, ci fai anche un po' la tua storia professionale. Sì, io ho cominciato a lavorare come giornalista in Italia più di 20 anni fa. Ho lavorato inizialmente per un giornale americano di Roma che si chiamava International Daily News. Casualmente ho scoperto dopo che questo giornale è stato fondato da un uomo che lavorava per la CIA a un certo punto in una delle sue fasi di esistenza, addirittura prima era il Daily American ed è stato proprietà di Michele Sindona, dunque era proprio uno strumento da guerra fredda. Io ho cominciato nel giornalismo lì per un paio di anni, dopodiché ho lavorato come freelance prevalentemente a Roma e mi sono affascinato a queste storie molto complicate di P2, scandali finanziari, Vaticano. Ho iniziato la mia introduzione a quel mondo è stato quando ho contribuito alle ricerche del libro di David Yalop che si chiama In nome di Dio e che pretendeva spiegare come era stato ucciso Papa Luciani. Tu parli di parapolitica italiana, che è un termine interessante perché in effetti forse tutte queste storie che sono poi più o meno concentrabili nella Prima Repubblica, forse non solo, adesso sarai tu a dirmi se pensi che sono presenti anche nel seguito, nella Seconda Repubblica, però parli di parapolitica, ma erano cose importanti, erano cose molto, sono stati omicidi che hanno bloccato un certo sistema finanziario, quindi se questa è la parapolitica, la politica dov'è? Dove si può trovare? C'è stata? Sì, la politica c'è stata anche quello che emerge di più davanti agli occhi del pubblico, dell'elettore. La parapolitica sta dietro, sotto, emerge meno, anche delle volte emerge molti anni dopo. Io penso che il tanto che si sa oggi di queste vicende in parte si sa perché è finita la guerra fredda, che la guerra fredda era una situazione molto particolare in Italia soprattutto, dove avevi il partito comunista più grande dell'Occidente, era chiaramente necessario prendere misure totalmente eccezionali per far fronte a questa situazione e c'era anche questa scusa che giustificava tutto, anche le ruberie. Qualsiasi cosa poteva essere scusato dall'emergenza politica nata dalla guerra fredda. Tu sei rimasto in Italia anche dopo il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. Adesso, senza scendere nei dettagli, ma l'impressione che hai è che sia cambiato parecchio? Ma penso che questa scusa perfetta non esiste più. Sicuramente qualcuno è sopravvissuto della Prima Repubblica che ha vissuto molto bene nella Prima Repubblica e continua a vivere molto bene oggi. Forse la scusa analoga che si potrà usare per fare delle operazioni molto spregiudicate è il terrorismo islamico, che non è un'invenzione, è una cosa reale che esiste, minaccia, inquieta la gente e probabilmente potrà servire anche come velo per giustificare moltissime nefandezze. E arriviamo allora al punto, al tuo libro
sul caso Calvi. Perché riaprire ancora questo caso che intanto ha una caratteristica, è irrisolvibile? Io credo che nessuno possa avere la pretesa oggi di pensare di risolvere il caso Calvi. Quindi è come inoltrarsi in un dedalo che non ha un'uscita, una sorta di codice da Vinci, giusto per intenderci. Forse questo è stato il motivo di affrontare un libro che ha delle caratteristiche non prettamente giornalistiche, ma quasi di enigma perenne. Sì, è certamente una bella sfida ed effettivamente rimane ancora molto misterioso. Io speravo nel periodo in cui lavoravo per il libro, andava avanti il processo per l'omicidio a Roma e io ho beneficiato molto dalle carte giudiziarie che sono diventate pubbliche grazie a quel processo. Mi sono rovinato gli occhi a leggere sul computer le informazioni, devo dire organizzate malissimo, su dei DVD fornite dalla procura. E contavo anche di beneficiare dal processo stesso, da testimoni che venivano e che aiutavano a chiarire. E lì sono rimasto abbastanza deluso perché molti testimoni sono venuti, non ricordavano più, non volevano ricordare, erano anziani, era naturale che era difficile ricordare. Però quello che si è sentito nell'aula del processo, che poi è stato seguito da pochissimi colleghi, quasi nessuno, un collega Fiore De Rienzo di Rai 3, però pochissimi altri, alla fine non ha fatto chiarezza. Forse anche lo Stato italiano ha combattuto con un braccio legato dietro la schiena, che ha dato un po' quell'impressione. Ecco, ed oggi sul caso Calvi quali sono le novità che sono emerse che potrebbero aprire nuovi scenari? Ma penso che quello che è più utile e affascinante è che adesso si può capire meglio come questa vicenda si inserisca nel contesto storico della Guerra Fredda. Calvi era il banchiere della P2 e la P2 era lo strumento con cui si combatteva il comunismo, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo. Alcuni testimoni, persone che io ho sentito, anche testimoni che hanno parlato con i magistrati italiani, per esempio Angelo Izzo, hanno parlato di finanziamenti ai mujahedin che combattevano contro i russi in Afghanistan. Fatto da Calvi? Fatto, sì, dal Banco Ambrosiano, e che questo poteva essere uno dei segreti molto imbarazzanti che lui stava minacciando di rivelare. Parliamo di quando aveva bisogno di soldi, stava andando verso la bancarotta. Cioè Calvi è stato ucciso o insomma è morto, diciamo. Sì, così. Penso che è abbastanza chiaro alla fine, almeno questo il processo ha concluso in maniera molto netta per l'uccisione. Ok, nel 1982. È un po' presto per pensare a dei finanziamenti ai Mujahedin per combattere? È presto, sarebbero stati proprio i primi anni o il primo anno della guerra, ma mi pare l'invasione è intorno a Natale del 79, dunque già le prime misure di contrasto potevano avvenire nell'80, nell'81 e Calvi molto nel 82. In quel periodo c'era un altro conflitto che era alimentato ad arte dagli stati occidentali attraverso uno dei traffici clandestini di finanziamenti e di armi più grossi della storia, che era il conflitto Iran-Iraq, un conflitto che ha permesso di tenere basso il prezzo del petrolio, che oggi vediamo invece schizzare alle stelle, proprio perché aveva spaccato i paesi dell'OPEC, no? E nonostante l'embargo che fu dichiarato, esisteva in quegli anni un sostegno, è stato palesato da tutte le commissioni d'inchiesta sul caso BNL, Atlanta e sull'Iran contra affair. Sono cose che sono emerse. Può essere che ci fosse un coinvolgimento
del caso Calvi con quei finanziamenti? Sì, questa è un'altra ipotesi che è stato fatto, persone con cui ho parlato, documenti che ho ottenuto. Si dice che Calvi abbia finanziato export credit guarantees che coprivano le esportazioni di armi in Medio Oriente, particolarmente all'Iraq e l'Iran. Poi questi paesi non hanno ripagato questi debiti che avevano per le armi e questo avrebbe contribuito alla bancarotta del Banco Ambrosiano. E senz'altro se Calvi avesse fatto queste operazioni per conto di servizi segreti occidentali che avevano un interesse strategico nel mantenere in vita quella guerra e assicurarsi che nessun paese vincesse alla fine, perché tutte e due erano potenzialmente pericolosi per l'Israele, per esempio. Penso che ci sia stato un gioco di equilibri. Effettivamente la guerra è durata, mi pare, 8 anni, nessuno ha vinto e i paesi occidentali hanno guadagnato vendendo la loro tecnologia militare a ambedue le parti. Un'operazione molto sporca, molto imbarazzante e di cui sarebbe stato molto imbarazzante se Calvi avesse parlato. E ci sono testimonianze che sono emerse che parlano di questo suo coinvolgimento? Sì, ci sono delle testimonianze che ho raccolto che fanno questa ipotesi. Il libro rimane, qualcuno mi ha criticato perché io alla fine propongo una serie di ipotesi per spiegare quello che è successo e alla fine non dico è stato Tizio e per questo motivo che l'ha ucciso. Però con il grado di conoscenze che noi abbiamo oggi, alla fine mi sembra obbligatorio per correttezza rimanere così a livello di ipotesi. Sono delle ipotesi affascinanti e può anche essere che una serie di ipotesi concatenanti riescono a spiegare quello che è successo, però non me la sento di dire la mia ipotesi è questa, sicuramente è andato così. Il libro si chiama L'Italia dei poteri occulti. Questi poteri occulti quali sarebbero? Ma il potere occulto per antonomasia è la P2 di cui faceva parte Calvi. Io penso che ormai è abbastanza chiaro che la P2 fosse uno strumento che serviva soprattutto a combattere il comunismo in Italia e poi nel mondo. Serviva anche per arricchire i suoi membri, controllava il mondo degli affari in Italia e non solo in quell'epoca, però penso che la sua vera natura era strumento di anticomunismo creato dagli americani. E quindi gli altri poteri quali potevano essere? Ma un altro potere che aveva un forte interesse all'esito di questo conflitto era naturalmente il Vaticano. Calvi era non solo il banchiere della P2, ma anche il banchiere di Dio. Aveva dei rapporti molto stretti con il vescovo Marcinkus, un vescovo americano a capo dell'Istituto per le opere di religione. Senz'altro il Vaticano si è trovato protagonista di questo conflitto con un papa polacco molto preoccupato per quello che stava avvenendo nella sua patria. Sì, si è parlato anche di finanziamenti a Solidarnosc fatti da Calvi tramite il Banco Ambrosiano, ma nel suo libro il ruolo del Vaticano sembra essere ridimensionato. Sembra che le responsabilità del Vaticano in questo caso non siano quelle principali, ma che anzi forse quelle principali siano quelle della CIA, dicendo esattamente le cose che lei scrive sul suo libro e sicuramente lo afferma anche nell'introduzione in maniera molto chiara. È così? Forse sì. Ha scritto lei il libro. Sì, no,
quando si parla di assassini è molto più facile immaginare la CIA, un po' il suo mestiere, far fuori persone inconvenienti. Per i cattolici almeno è molto difficile immaginare il Vaticano come mandante di un omicidio. Io sono un essere un po' anomalo, sono un inglese cattolico e dunque mi riesce difficile credere a questo. Però rimane il fatto che Calvi stesso temeva il Vaticano, parlava della minaccia dei preti, temeva, aveva un timore fisico dei preti, temeva anche Giulia Andreotti, la vedova di Calvi ha parlato di incontri fra suo marito e Andreotti in cui il suo marito avrebbe ricevuto delle minacce di morte. Dunque ci sono parecchi interessi che entrano nella storia e che possono avere in qualche modo contribuito all'esito nefasto per Calvi. È difficile parlare oggi di fatti successi tanti anni fa, ma se lei dovesse citare un testimone che è emerso, che può davvero, secondo gli studi che ha fatto, dare una luce diversa all'intero caso, chi citerebbe? Ma uno dei documenti che io ho trovato più curiosi e affascinanti è un documento che è stato pubblicato su internet da un'organizzazione britannica antimassonica. E questo documento sarebbe una lettera dell'ingegnere Gerald Bull, che era un ingegnere militare canadese che ha contribuito alla creazione del progetto di supercannone di Saddam Hussein e che è stato poi assassinato a Bruxelles. E in questa lettera lui parla dei suoi timori nei confronti delle autorità e i servizi segreti britannici e cita il caso Calvi come un esempio di come una persona nelle sue circostanze che è entrata in conflitto con l'establishment militare di intelligence, di sicurezza di un grande paese occidentale può finire male. E questa lettera fornisce dei dettagli molto specifici su persone identificate con nome e cognome che avrebbero contribuito alla l'assassinio di Calvi e parla di un suo incontro-scontro con queste persone in cui avrebbe minacciato rivelazioni molto imbarazzanti per l'MI6 britannico. E tutto questo è stato preso in considerazione dal tribunale oppure no? No, devo dire che parecchi elementi dei più affascinanti sono rimasti fuori dal processo, in parte per una scelta dell'accusa che non voleva complicare troppo, tentava di spiegare in maniera più semplice e lucida per i giurati popolari e per ottenere delle condanne e tenere fuori la fantapolitica. Però alcuni di questi elementi, per esempio questa lettera che ho citato, ho trovato che in chi doveva indagare su queste questioni per mestiere, per professione, c'era una grande riluttanza di considerare queste ipotesi. Addirittura parlando con un poliziotto inglese, lui ha detto che non voleva nemmeno vedere questa lettera di cui avevo una copia. E ha detto che se lui dimostrava interesse a un documento di questo tipo, lui rischiava di perdere la sua nulla osta di sicurezza e per una carriera da poliziotto significava la fine. Abbiamo due aspiranti giornalisti con noi e ovviamente parliamo di fatti che è difficile analizzare per delle persone così giovani che forse non ne hanno mai sentito parlare. Il caso Calvi, ad esempio, non so se lo conosci o se voi ne avete sentito parlare. Che domande potreste fare alla collega giornalista?
Io volevo sapere se le risulta un rapporto tra la P2 e la dittatura di Videla in Argentina. Sì, questo senz'altro vero, Geli era molto potente in Argentina, c'è pure un'ipotesi che riguarda la guerra delle Malvinas, Falkland, che si dice che Calvi avrebbe finanziato l'acquisto di Exocet da parte del governo argentino e sarebbe stato punito dai servizi britannici per questo sgarbo. Anche questo ha una certa plausibilità e anche di questo parlo nel libro. Tu, per quel poco che puoi sapere tu su questo caso, che domande vorresti fare? Io più che altro avrei una curiosità e vorrei chiederle se a suo parere esistono ancora oggi nella politica contemporanea dei poteri occulti e quali potrebbero essere dietro, insomma, i giochi della politica italiana. Sì, io senz'altro non escluderei l'esistenza di poteri occulti simili, rinnovati rispetto a quelli di quest'epoca. Penso che si dice spesso che l'Italia è un laboratorio politico e penso che questo sia vero e spesso gli esperimenti sono proprio anche da stregoni e che si lavora anche sul peggio nella sperimentazione, nel laboratorio italiano. Penso che sarebbe molto importante per l'Italia capire meglio quello che è successo, questi misteri irrisolti della Prima Repubblica, per evitare che si ripetano queste cose e anche per capire meglio i meccanismi in cui le democrazie risolvano i problemi più ostici, più difficili, più pericolosi, perché sicuramente facendo fronte al terrorismo islamico di oggi, meccanismi simili a quelli della guerra fredda saranno necessari, saranno in atti, magari sarebbe il caso di essere consapevoli e esercitare un po' di più di vigilanza democratica di quello che era possibile nel passato. Cioè passare dalla parapolitica alla politica, sostanzialmente. Sì, sarebbe l'ideale. Va bene, noi la ringraziamo di essere stato con noi, di averci parlato di queste cose così complicate che anche noi tendiamo a dimenticare. Il prossimo appuntamento per giovedì alle 12.03. Arrivederci.